Vaffanculo. L'unica cosa che ci può salvare qui da questo continuo spolverio di terra e schifo che piove da questa superficie fatta con lo sterco pressato mischiato con le feci dei polli. L'unica cosa che può salvarci, dicevo, è il cemento. E quindi noi oggi sperimenteremo la cementificazione. Il cimento dell'armonia e dell'invenzione di Vivaldi ci aiuterà a cimentare questa parte, perché come ormai penso avete capito, il cazzo si è rotto ed è ora di finirla con questo spolverio, perché qualsiasi cosa metto qua, quelle, io di solito ci metto queste, come vedete si riduce uno schifo, perché continua a piovere. Piovono terra e feci. Quindi il primo passo è forse probabilmente rimuovere più feci possibile, dopodiché praticare la cementificazione. Cosa che farò? Il mio amico Conrad, che ringrazio, mi ha dato dei consigli e mi ha detto soprattutto non fare danno. Io ignorerò questo suo consiglio e farò del danno. Procedendo quindi a rimuovere le feci, cercando di non fare crollare tutto, perché come vedete qui è uno schifo. La rimozione comporta l'indebolimento della struttura e la produzione di materiale. È sempre bello produrre materiale che poi saremo costretti a rimuovere con un grande dispendio di energie. Qua c'è del gesso. Calma e gesso. O forse è del cemento rapido che è stato messo qui per tamponare. Va bene, se non muoio sopraffatto da un crollo, vedremo l'opera finale. Alla stregua di uno scavo archeologico, noi possiamo esaminare il materiale che si ottiene da questa operazione. Si tratta per lo più di schifo. È schifo che andiamo pulendo, perché qua poi, al posto di questa terra di merda che è stata messa probabilmente alla fine del Settecento, ai primi dell'Ottocento, non lo sapremo mai, noi andremo a mettere del prezioso cemento. Noi metteremo del cemento, perché vedete da qua qui esce fuori addirittura il terreno, la terra vera e propria, terra scura. Probabilmente ci sono anche delle radici, chi lo sa. E tutta questa corruzione genera dell'orrore. Ora scendiamo un po' qui. Guardate, c'è proprio terra. Questa è proprio terra. È molto interessante. Vediamo, prendiamo la luce e vediamo dentro questa cavità. Chissà cosa c'è qui dietro. Questa parte è scavata nella roccia.
Comunque continuiamo la nostra operazione di pulizia. Vediamo se riesco a illuminare questa parte. Qui poi passerò con un apposito attrezzo per spolverare. Vedete, tutte queste pietre tendono, queste no, ma queste piccole tendono a muoversi, a staccarsi. Tipo questa è già caduta. E dietro dietro io riesco a infilare il cacciavite all'interno, però no, non si può rimuovere tutta questa roba, non si può, è proprio sconsigliato, la vita lo impedisce. Per cui possiamo intanto ripulire e dopodiché consolidare con il cemento. Comunque è bello scavare è sempre molto bello, specialmente con oggetti impropri tipo un cacciavite. Ecco, questa pietra si muove. C'è un odore di grotta, di umidità, non tanto di umidità, quanto proprio odore di grotta, perché sostanzialmente questo luogo è una grotta. Questa pietra si muove, questa si muove. Molto interessante. Scopriamo il contenuto. Abbassiamo qui, questo lo mettiamo qua e questo lo alziamo. Se sapessi come usare sto coso, lo alziamo così. Ed ecco. Come vedete, c'è del materiale. Un coccio. Ecco, un artefatto. Lo mettiamo da parte, qua ce n'è un altro pezzetto. Sono rimasugli che venivano usati proprio per qui c'è. Ci sono artefatti umani. Beh, io voglio vedere se qua c'è effettivamente il piano. E effettivamente c'è il piano della roccia, vedete? Quindi questa è la roccia di appoggio di tutto. Tutto questo è estremamente interessante. Ah, ma questa è una pietra. E dietro c'è qualcosa. Ci sono altri pezzi. E questo. Ah, questo è un altro pezzo di pietra. Va bene. Io ho fatto questo saggio. Sinceramente non andrei più in là, perché non vorrei fare del danno
Oddio, non vorrei fare più danno di quanto già sicuramente ho fatto, ma non vorrei che... Ma io non lo so se questa struttura di pietre sia effettivamente necessaria a tenere su questa scaletta, però potrebbe essere necessaria, forse, a tenere su questa parte del muro? Questo non lo so. Però... Sì, è tanto materiale, tanta bella roba, scavare è bello. Va bene, mi viene consigliato di mantenere questa struttura perché probabilmente serve a reggere questa scala di pietre e quindi giustamente se è stata fatta un motivo ci sarà, anche se Beh sì, perché qua comunque... C'è questo gradone, effettivamente appoggia qui, che appoggia su tutto questo. E quindi, ok, procediamo alla cementificazia. Puliamo ancora e poi vediamo cosa riusciamo a fare. Pulizia effettuata. Direi che è venuto abbastanza bene. Come si può vedere... Alla fine non abbiamo nemmeno ottenuto troppo materiale. È un mezzo secchio di schifezze. Le pietre sono state rificcate dove erano, più o meno. E a questo punto può partire il progetto cementificazione. Ora incominciamo veramente a fare il danno, quello serio. Beh, che dire? Abbiamo effettuato il cemento? Che è qui, e ora sicuramente faremo un macello, io già lo so. Ecco, il cemento infatti va da tutte le parti tranne dove deve andare. Beh, invece vi dirò, potrebbe anche riuscire. Forse è troppo liquido, ma per ora va bene così. Questo è un consolidamento con sparpagliamento di cemento in terra, perché non conosco la tecnica. Sto letteralmente facendo un macello. Ma chi se ne fotte? Cemento ovunque, tranne dove deve andare. Va bene. Forse è troppo liquido. Vediamo. Ne aggiungiamo un po' in polvere per indurire. Il cemento indurito funziona meglio perché rimane più o meno dove deve rimanere. Come vedete non cola. Forse non dovrei fare questa cosa che sto facendo perché lo butto tutto in terra. Però come vedete resta. Ottengo qualche risultato. Dubbio, di dubbio valore. Però, come vedete, posso riempire. Il cemento sta, ora raccolgo questo per terra. Tanto.
e il secchio è già finito praticamente. Ma direi che questo sistema può andare. Cemento finito. Ne cade un po' in terra, ma io lo recupero. Va bene, questo lo lascio così. E mo serve un altro secchio. Dopo aver fatto una fatica pazzesca e quattro secchi di cemento dopo, ecco, a parte la lampada di merda che non sta ferma, ecco il risultato orrendo, che non è poi così tanto orrendo, è esattamente ciò che volevo fare, cioè creare un aggrappo di cemento che tenesse fermo un po' tutto, almeno per ora va bene così. Il passo successivo sarà fare un'altra passata, e però non so bene come, ma devo dire che così è già qualcosa. Avrei voluto fare anche questa parte, ma non ci sono arrivato con la sabbia, e quindi, e poi sono distrutto, quindi mi fermo così. Direi che aggrappa, il cemento ha aggrappato, all'inizio con qualche difficoltà, poi ci ho preso la mano, e quindi va bene, va bene. Ci sono dei buchi ancora da tappare, ma questo si farà più avanti. Il cemento, che gran cosa il cemento. Oggi e domani. Oggi e domani. Il cemento si è solidificato, non proprio del tutto, ma deve ancora cristallizzare per bene. Però direi che ci siamo. Se mettessi a fuoco la telecamera del cazzo. La seconda stratificazione di cemento, questo più chiaro, si è indurita, ancora deve cristallizzare per bene, deve cristallizzare, perché il cemento cristallizza. Quindi direi che potremmo procedere a finire il sacco di cemento che ho, dopodiché do una pulita e rimetto a posto le scatole, perché ho la roba in mezzo alle scatole. Vabbè, io non credevo di riuscirci, però è venuta una cosa, non dico perfetta, ma siamo a livelli che non credevo di poter raggiungere. Parete pulita, a parte qualche, sì, qualche parte un po' così, però che cazzo me ne frega, cioè rispetto a prima è un altro pianeta, un altro pianeta. Ora voglio fare la stessa cosa qui, creare questa parete che sia un po' liscia, ma soprattutto che non esca la merda dai muri, la merda, le feci. I lavori procedono lentamente perché ho finito la ghiaia, cioè la sabbia che si mischia con il cemento. Ora una piccola pausa, causa cibo, dopodiché dove arrivo metto il punto. Qui ci sono dei vuoti che non riuscirò a riempire e dovrei metterci delle pietre che non ho, ma me ne fotto. Però in definitiva molto meglio, ecco. Perlomeno questa parte sotto non dovrebbe più crearmi problemi di schifo. Ho finito la sabbia, ho finito il cemento, ho finito la vita. Ora lascio asciugare e poi rimetto a posto le scatole.
È fatta. Mi va bene così. Alla fine ho acquistato dell'altro cemento e ho finito. Ho chiuso tutto. Ho rifinito un po', insomma, così. Però devo dire che va bene. Fine. Fine degli esperimenti col cemento. Fine. E finalmente ho finito. Ho detto basta. Ho rimesso a posto le cose. Ora questa parte sarà più asciutta. Non pioverà più schifo qui sopra. Non ci sarà più merda in terra. Direi ottimo. Ottimo veramente. Il prossimo passo sarà probabilmente... Guardate, della paglia. Esce ancora della paglia dai buchi. Comunque il prossimo passo sarà fare questa parte qui delle scale che portano sopra, dove, come vedete, piove ancora terra e schifo. Ne piove anche da lì, ma questo è un altro discorso. Però adesso è molto meglio. È stato ripassato con la spugna bagnata, poi è stato spazzolato, ancora vedete casca qualche pietruzza, effettivamente forse potrei rifinirlo meglio. Però lasciamo asciugare e poi si vede. Intanto avevo bisogno di spazio sul tavolo e ora ho spazio sul tavolo. Bene.